cerca si pioggia disperatamente. La foto del Po dal sistema Copernicus, il programma europeo di monitoraggio del pianeta, ci mostra il letto del fiume e annuncia siccità al nord come al sud. I dati di ARPA Veneto e Lombardia parlano di piogge scarse, concentrate tra Natale e Capodanno, e di riserve d'acqua al di sotto della media stagionale. Anche sulle montagne c'è poca neve, 70% in meno in Lombardia, e questo si traduce in meno acqua che scenderà dalle montagne nei prossimi mesi, e per il momento non è prevista pioggia. Un decalogo di fiumi in secca arriva anche dall'AMBI, l'associazione dei consorzi per la gestione delle acque irrigue, secondo cui i fiumi piemontesi sono tutti in calo e sono in sofferenza quelli in Emilia, così come quelli delle Marche e del Lazio, mentre in Umbria il Trasimeno è sotto la media stagionale, mentre restano confortanti, secondo l'AMBI, le riserve di Abruzzo, Calabria e Sardegna. In Italia, rispetto al passato, piove più o meno la stessa quantità di acqua, solo che è distribuita in meno giorni in cui piove di più. Da anni registriamo il ripetersi, con maggiore frequenza, dei nubifragi. Il CNR parla di oltre 27.000 persone sfollate a causa di frane e alluvioni solo fra il 2016 e il 2020. Stiamo cambiando il clima e quando si parla di eventi estremi, invece che di maltempo, sarebbe più corretto parlare di crisi climatica.